perché ci sono gli uomini di Maurizio Sarri che vanno a pressare tutti i portatori di palla avversari con grandissima veemenza, dobbiamo dire, costringendoli in qualche maniera dei passaggi sempre al limite, sempre molto pericolosi. Ora Pjanic che forse commette fallo ai danni di Meite, norma dell'avvantaggio, Meite che serve sulla sinistra Aina, certo che però il Torino rimane ancora all'interno della propria metà campo, addirittura adesso a ridosso della sua area di rigore con il rinvio alla cieca, della quale però si impadroniscono i giocatori bianconeri. Betancourt da destra, il cross in mezzo per Dybala, all'ultimo momento i difensori del Torino riescono a sbrogliare una difficilissima matassa con Janko che scaramenta il pallone oltre il perimetro di gioco e quindi fallo laterale, rimessa con le mani fuori dello Juventus dal fronte offensivo sinistro della formazione campione d'Italia. Vediamo Danilo cercare compagni smarcati, ne trova uno in Betancourt che va bene al dribbling aereo ai danni di Belotti, subito in pressione sul portatore di palla avversario, Juve che attacca da destra, Cuadrado, rimane largo Bernardeschi, Cuadrado va al limite, Dybala in rigore, Dybala una finta, Dybala ancora lui, Dybala sinistro, che magia di Paolo Dybala, non finisce più di stupire la gioia, regala sorrisi meravigliosi e gioia appunto alla sua squadra, ha segnato la Juventus esattamente al minuto 3 nel corso del primo tempo, cambia già il parziale all'Allianz Stadium di Torino, un numero da circo di Paolo Dybala in area di rigore in mezzo a un nuvolo di maglie granate, è riuscito a farsi luce non con la forza bensì con la tecnica, con gli spostamenti del corpo a pallone fermo che hanno letteralmente fatto sbandare la retroguardia del Torino, prima un dribbling interno poi una finta con la pallone sulla sinistra portato con l'esterno, il tocco poi morbido che è andato ad impattare sul piede di un giocatore granata, probabilmente si trattava di Izzo, pallone che però ha terminato la sua corsa imparabilmente alle spalle di Salvatore Sirigu, la Juventus è già in vantaggio per 1-0, sono un tiro dalla bandierina in favore del Torino e sono 6 corner per la formazione e granata, l'ultima a toccare palla è stato Rabiot con Belotti che va in qualche modo a dire proprio a Rabiot guarda che sei stato tu l'ultimo a toccare il pallone, io non l'ho nemmeno visto, un sorriso sardonico sulle labbra dell'attaccante e capitano del Torino perché si era lamentato, Rabiot avrebbe voluto una rimessa al fondo che sicuramente non c'era, c'è invece il calcio d'angolo che sta per essere battuto proprio da Simone Verdi da sinistra, interno del piede sinistro e traiettoria ad uscire rispetto alla porta difesa da Buffon, parte il traversone in mezzo pericoloso, interviene come di consueto De Ligt, riesce a sporcare la traiettoria e mandarla abbondantemente fuori, chiediamo scusa rispetto alla sua area di rigore, facile preda però dei giocatori del Torino che insistono con Lukic, il pallone respinto da Pjanic, ancora Lukic di testa, ancora una spezzata, poi Cuadrado che alza una strana traiettoria e concede nuovamente, crediamo, il calcio d'angolo al Torino, difesa della Juventus in questo frangente abbastanza in difficoltà, non tanto per la pressione del Torino, non tanto più che altro che il Torino, che perché il Torino stia creando azioni pericolose da rete, quanto proprio per affanno, per il caldo che evidentemente adesso sta cominciando a diventare un fattore all'interno di questa sfida, di questa partita, sempre Verdi, sempre da sinistra, sempre con l'interno del piede sinistro, traiettoria di Ciro rispetto a Buffon, prova a svettare, se non andiamo errati Bremer, non riesce però a colpire il pallone che schizza sul settore di destra, Berenguer prova a giocarlo, lo porta sul destro, va al traversone, ancora una volta i difensori della Juve, anzi i centrocampisti, poi la rovesciata splendida di Bernardeschi per Dybala, la Juve in campo aperto, attenzione Cristiano Ronaldo che va via, 3 contro 3, è partito Cuadrado a destra, Cristiano Ronaldo che si accentra, Ronaldo, passo doppio, la palla sul destro, poi ecco Cuadrado che si ferma, attende compagni di squadra, va lui in dribbling, secco, diagonale, Café Colombia, Juan Cuadrado, ha raddoppiato la Juventus, esattamente al minuto 29 nel corso della ripresa, cambia ancora il parziale all'Allianz Stadium di Torino, ha puntato l'avversario Juan Cuadrado, con una finta, un passo doppio, ha messo sul destro, la posizione decentrata assai è riuscito, però a colpire a metà strada tra il collopiedo e l'esterno, dando quel giro al pallone che ha beffato per la seconda volta consecutiva Salvatore Sirigu, siamo al 29esimo nel corso della prima frazione di gioco all'Allianz Stadio di Torino, ha raddoppiato la Juventus, ha segnato Juan Cuadrado, la Juventus è in vantaggio sul Toro per 2-0. Bellissima l'esecuzione di Juan Cuadrado, ma altrettanto bella l'azione di Cristiano Ronaldo che ha percorso praticamente metà campo, palla al piede, è arrivato al limite dell'area, ha finto di accentrarsi, poi dopo ha trovato il suo compagno libero sulla destra, grande altruismo da parte di Cristiano Ronaldo che non ha cercato la soluzione solitaria, è accaduto un po' quello che l'allenatore del Torino poteva temere,
invece, non appena i Granata hanno provato ad alzare il baricentro, hanno provato ad aggredire la Juventus, sono stati castigati in contropiede con questa azione di Cristiano Ronaldo. Moreno Longo si è arrabbiato in particolare con Bianco, che non è andato a coprire adeguatamente su Cuadrado, e quindi ha lasciato il colombiano libero di andare a colpire. Insomma, dopodiché azione bellissima da parte della Juventus, e doppio vantaggio possiamo dire meritata per quella che è stata la pressione mostrata dalla Juve fino a questo punto, è il poco, davvero poco, fatto vedere dal Toro. La classificazione dalla destra all'interno dell'area di rigore, ci sono anche gli applausi della presidente Agnelli, di Pavel Nedved, di Paratici in tribuna all'Allianz Stadium, così come quelli di tutta la panchina bianconera all'indirizzo del colombiano, il colombiano che da tipica alla destra, ripetiamo, col pallone fermo tra i piedi, riesce a guardare l'avversario, a guardare la palla, a guardare la zona sinistra, a guardare però il pallone allo stesso tempo e a spostarlo con l'esterno destro verso la linea di fondo e poi a chiudere con il diagonale il suo piede preferito verso l'angolo più lontano, un angolo stretto, d'accordo. Nulla però di impossibile per Juan Cuadrado, che infatti pesca la traiettoria giusta, mette alle spalle di Salvatore Sirigu, grazie al suo dribbling secco, grazie al suo tiro altrettanto preciso, il fendente in diagonale che porta la Juventus al raddoppio e quindi in vantaggio per 2-0 sulla formazione granata. C'è stato il calling break e le squadre si sono dissetate. Continua a fare, gentili ascoltatori, credeteci, molto molto caldo, ma siamo al 32esimo oramai, la Juventus è sopra di 2 gol. Dei gol segnati al 3° minuto da Paolo Dybala e al 29esimo da Juan Cuadrado, una Juventus che sta rispondendo a quelli che erano i pronostici della vigilia in maniera perfetta, anche se il Torino ha optato nel corso di molte giornate prima del lockdown, questa volta l'arbitro ha lasciato proseguire l'azione, ci sono 3 minuti di recupero da giocare da qui al termine del primo tempo, così come deciso dal signor Maresca. Siamo al 47esimo, sta per iniziare il 48esimo, si andrà avanti fino al 48esimo appunto, mentre la Juve prova ad attaccare centralmente con Betancourt, lancio sul settore di destra, attenzione, Bernardeschi avanza, palla al piede quasi al limite dell'area, Bernardeschi la palla sul sinistro, se la allunga troppo l'ex giocatore della Fiorentina e dà modo a Lianco di recuperare la posizione e di buttare lontano il pallone, mentre attenzione che c'è il Torino che attacca ora con sul settore di sinistra, addirittura Izzo che si è portato da quel lato del campo, scambia con Lukic, poi va a Berenguer a calciare con il destro, c'è una deviazione ancora una volta di Bonucci, c'è il pallone sul fondo, c'è il tiro dalla bandiera in favore della formazione granata. Siamo giunti al 47esimo e 40 secondi di gioco nel corso del primo tempo, qui a Torino la Juventus è in vantaggio all'Allianz Stadium, scusate, in vantaggio la Juve sul Toro per 2-0 in questo derby della Mole. Ancora un tiro dalla bandierina in favore della formazione granata, ne ha collezionato 7 la formazione allenata da Longo, mentre attenzione che l'arbitro ha fermato tutto, evidentemente sta discutendo con la sala VAR, sta ascoltando i suggerimenti o le indicazioni che arrivano dalla sala della VAR. Ci rivediamo e ci riferiamo evidentemente al tiro di poc'anzi ad opera di Verdi, che è andato a colpire in area di rigore De Ligt, non sappiamo se abbia colpito il corpo, il braccio, il gomito, la spalla, si va a vedere probabilmente al VAR. Probabilmente l'arbitro adesso si avvicina al VAR e va a controllare lui, è stato richiamato alla VAR. Attenzione, vediamo il signor Maresca che va a verificare proprio di persona cosa sia accaduto poc'anzi sulla conclusione di Verdi con il sinistro, si è girato e crediamo De Ligt con il braccio aderente al corpo, non sappiamo se ha colpito la palla con il gomito sinistro. Vediamo se effettivamente sarà così o con l'addome, molto molto complicata da leggere questa situazione. Certo che De Ligt era all'interno dell'area di rigore, è partito il fendente a mezz'aria ad opera di Verdi, non sappiamo se il pallone abbia colpito la parte interna del braccio di De Ligt o gli addominali di De Ligt, è francamente molto complicato intuirlo da questa situazione, ci sembra forse il corpo. Vediamo cosa decide l'arbitro innanzitutto, che lui sicuramente è più bravo di noi a vedere, a interpretare cosa succede, a interpretare quello che accade alla VAR. La sensazione che abbia battuto sul corpo e poi sul gomito. Attenzione, decide che è calcio di rigore. Calcio di rigore in favore del Torino e ammonizione per De Ligt. Attenzione, siamo al 49esimo minuto e l'arbitro decide di assegnare l'estrema punizione al Torino per questo tocco di mani di De Ligt sulla conclusione di Verdi. Eravamo allo scadere o forse già nel recupero del primo tempo, il pallone scagliato da Verdi è andato a rimbalzare sul braccio di De Ligt e una volta visionato il VAR, visionato lo schermo a disposizione a bordo campo, il signor Maresca ha detto trattarsi di calcio di rigore.
Totti contro Gigi Buffon, probabilmente una svolta della partita, e perché no, probabilmente anche una potenziale svolta di questo campionato. Vedremo se effettivamente sarà così. 50 minuti sul cronometro, sta per iniziare il 51esimo. Esaurito questa esecuzione del calcio di rigore, si andrà negli spogliatoi. Aveva assegnato 3 minuti di recupero l'arbitro, quindi si deve giocare fino al 48esimo alla rincorsa da parte di Belotti, che andrà a colpire il pallone con il piede destro. Guarda il portiere, guarda il pallone, il centravanti del Torino prende la rincorsa, il tiro e la rete. Il Torino che accorcia le distanze esattamente al 51esimo minuto nel corso del primo tempo. Si va negli spogliatoi così come annunciato, e si va negli spogliatoi con il parziale che premia la Juventus in vantaggio per 2-1 nel Torino. Torino che però è andato a segno con un calcio di rigore in pieno recupero, calcio di rigore assegnato al VAR dopo molti minuti di gioco, perlomeno un paio, se non addirittura 3. La Juventus che tuttavia non è così precisa così come lo è stata nel corso del primo tempo nel palleggio, e consente così il recupero del pallone alla formazione granata, che ora va ad imbastire il tema offensivo partendo da molto lontano dalle retrovie, sempre però con Izzo, il quale va in transizione appoggiando palla per Meite nel cerchio centrale del campo, prova ad allargare quest'ultimo, subisce la carica di Betancourt, sbaglia quindi il passaggio, ma l'arbitro ha verificato e ha valutato come irregolare l'azione dell'uruguaio. Ex Boca Junior ha comandato il calcio di punizione questa volta in favore del Torino. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al minuto esattamente al minuto, cerchiamo di essere precisi sul nostro cronometro, 14 nel corso della ripresa. Conduce la Juventus sul Torino per 2-1, Torino che però in questa fase si fa nettamente preferire agli avversari. Rimane fermo adesso Cristiano Ronaldo sul passaggio che gli arrivava in orizzontale da Dybala, viene anticipato, riparte il Torino, colto in controtempo in questa occasione Simone Verdi dal compagno di squadra, da modo alla Juve di ripartire. Questo passaggio sbagliato degli avanti granata, ed eccolo Cristiano Ronaldo, posizione di ala sinistra, punta nuovamente l'avversario, scarica su Betancourt dalla distanza, parte il tiro, c'è la deviazione, c'è un pallone che sfiora la traversa, stava beffardamente ingannando Salvatore Sirigu. Fortunata la Juventus in questo caso, può tirare un sospiro di sollievo il Toro con questa conclusione alla distanza. Crediamo che sia stata di Danilo, non di Betancourt, il pallone che è stato toccato con i piedi da Yangto, e pallone che stava per beffare, ripetiamo, Sirigu, pallone che ha sfiorato, ha lambito la traversa, è finito poi sul fondo concedendo il tiro dalla bandierina e quindi la possibilità del calcio piazzato del corner in favore dei padroni di casa, che quando siamo giunti al minuto 15 nel corso del secondo tempo conducono per 2-1 sulla Torino dalla distanza. Questa volta ancora Danilo colpisce però il braccio di un avversario e c'è un'ammonizione anche per, vediamo di chi si tratta perché veramente siamo molto distanti, probabilmente per proteste nei confronti di un giocatore del Torino, magari Meiteo, per un fallo di mano di qualcuno che era andato a controbattere la conclusione da parte del giocatore bianconero, ma ci sembra Meite forse per proteste perché non era stato lui a respingere con il braccio la conclusione di Danilo, e vedremo se proprio lui, anzi Aina, chiediamo scusa, quindi Aina, ringraziamo quindi Andrea Montone per averci supportato in questa occasione, che ha visto effettivamente il tocco con il braccio, sì, netto, addirittura con il palmo della mano larghissimo il braccio di Aina sulla conclusione di Danilo, e quindi calcio di punizione in fuori della Juve da posizione invitante soprattutto per Cristiano Ronaldo. Pallone leggermente decentrato a sinistra, quindi zona di terreno ideale per il destro di CR7, distante dai pali avversari circa 22-23 metri, non di più. Il pallone quasi al bordo della mezzaluna che delimita l'ingresso nell'area di rigore del Torino, ripetiamo, leggermente decentrato a sinistra, come di consueto ha divaricato le gambe leggermente CR7, sta studiando la posizione del portiere, della barriera, dei compagni di squadra che vanno a disturbare il muro del Torino, parte con il destro CR7, 3-1 per la Juventus, traiettoria magica da parte del fenomeno portoghese che è riuscito a colpire il pallone al cuore e ad imprimere a destro, una traiettoria imprendibile per Salvatore Sirigu che ha provato con il tuffo ad estendersi con la mano destra sotto la traversa, un pallone che non ha lasciato scampo all'estremo difensore del Torino, è il primo gol su punizione nel campionato italiano di Cristiano Ronaldo, un primo gol che è arrivato piuttosto tardi rispetto invece al suo sbarco alla Juventus, e tuttavia è un gol meraviglioso. Stefano Tallia, meravigliosa l'esecuzione di Cristiano Ronaldo, davvero poco da fare per Salvatore Sirigu che è arrivato a sfiorare la conclusione di Cristiano Ronaldo, quasi a toccarla, ma non è la riuscito mano di richiamo, esatto, poi, eh? Esatto, ma non è riuscito a diciamo così a difendere la sua porta. E va segnalato che questo è il 29esimo gol segnato da Cristiano Ronaldo in una sfida stracittadina, no? Nelle varie sfide stracittadine lui ha giocato a Manchester, a Madrid, Torino e
la terza città e ha segnato ben 29 reti, quindi giocatore decisivo nelle partite importanti, nelle partite che contano, anche in quelle in cui la tensione si fa più sentire. Usaggio di questa sua assistenza, pallone quindi che è terminato sul fondo, scortato oltre il perimetro di gioco e da Gianluigi Buffon e da Leonardo Bonucci, diciamo così i punti di riferimento dello spogliatoio della Juventus. Intanto Higuain ferma il pallone con l'interno del piede destro e mantiene il possesso chiamando all'azione Betancourt. Da questi Matuidi si fa vedere Cristiano Ronaldo che si gira una doppia giravolta prima di dar modo a Betancourt di andare nuovamente all'amministrazione della sfera in coabitazione con Leonardo Bonucci prima e De Ligt poi, che chiama l'azione Cuadrado di prima intenzione per Rabiot. Dobbiamo dire bene Rabiot in quantità durante questo derby, non tantissima qualità quella che si pretenderebbe dal giocatore francese e dal suo piede sinistro, ma insomma è ovvio che sta cercando di scalare posizioni anche grazie alla considerazione di Maurizio Sarri. Rabiot dopo nel primo anno sicuramente non eccezionale, il cross di Costa in mezzo e l'autorete sfortunatissima, crediamo, proprio del nuovo entrato Gigi, alle spalle di Salvatore Sirico, che chiude il derby. La Juventus segna il suo quarto gol, anzi se lo segna da solo il Torino con Gigi alla 42esimo, al 41esimo esatto, sul cross che arrivava da sinistra, quello di Douglas Costa, ha cercato di intervenire e Gigi ha colpito il pallone come un attaccante meglio non avrebbe potuto, lo ha spedito alle spalle del proprio portiere Sirico e quindi 4-1 in favore della Juventus e derby Stefano D'Allia virtualmente chiuso. Eh sì, direi di sì, punteggio che forse a questo punto punisce il Toro, sì. Esatto, punisce il Toro oltre ai suoi demeriti e soprattutto non racconta una partita che insomma è stata per larghi tratti aperta a dispetto del, insomma diciamo così, di una Juventus che aveva che era partita molto forte, che aveva trovato il doppio vantaggio, ricordiamo, con Dybala e Cuadrado. A questo punto le dimensioni del passivo sono effettivamente molto pesanti per una squadra come il Toro, che ha dato segnali di ripresa rispetto alle ultime prestazioni certo non incoraggianti a Cagliari e con la Lazio.